Il 25 gennaio le truppe italiane sono attestate in due capisaldi, a Gordat e Barentu. A comandarle c'è il generale Orlando Lorenzini. Nato a Guardistallo nel 1890, 2 anni dopo essersi diplomato al liceo, si arruola nell'esercito come soldato semplice. Nel 1912 è già ufficiale e in Libia gli viene assegnato il comando del 14° Battaglione Ascari Eritrei. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è al comando di una compagnia di mitraglieri e combatte nella zona del Montello. Di fronte alle forze della 4ª Divisione di Fanteria Indiana che si stanno spostando in direzione di Agordat. La 5ª Divisione di Fanteria Indiana invece è diretta verso Barentu. La linea di comunicazione tra i due capisaldi viene così tagliata, isolando i due capisaldi italiani. Al comando delle forze britanniche c'è Sir Noel Beresford Pearce. Nato in Irlanda nel 1887, durante la Prima Guerra Mondiale serve in Mesopotamia, Francia e Belgio. Nel 1940 viene messo al comando della 4ª Divisione di Fanteria Indiana in servizio in Africa. Angelo Del Boca descrive così la situazione. Per difendere il caposaldo di Agordat, il cui perimetro ha uno sviluppo di 22 km, Lorenzini ha a sua disposizione in tutto 6-7 mila uomini, e non 12 mila come sostiene la relazione inglese, e in gran parte provati da 10 giorni di combattimenti, dagli attacchi aerei e da 200 chilometri di ritirata. Il morale delle nostre truppe coloniali, nonostante fossero piuttosto stremate, è buono. Gli ascari dimostrano grande coraggio contro la fanteria, incuranti di eventuale inferiorità numerica, ma sopportano meno il fuoco di artiglieria, carri armati ed aerei, a quali non possono rispondere con efficacia. Inoltre, la loro prestazione di combattimento è direttamente proporzionale alla qualità del loro comandante. E i comandanti non sono tutti all'altezza della situazione. Rispetto al passato, la necessità di nuovi ufficiali per l'aumento delle unità in vista della guerra ha imposto di prendere quello che c'è a disposizione, a scapito della qualità. Inoltre, l'impatto morale dei carri Matilda invulnerabili ai cannoncini degli ascari, anche da breve distanza, si rivela determinante. La fanteria inglese e indiana è di buona qualità, ma se priva dell'appoggio di armi pesanti non si dimostra superiore agli ascari. Il 26 gennaio le truppe italiane cominciano ad essere sottoposte ad un pesante bombardamento d'artiglieria. Nel frattempo la South African Air Force distrugge buona parte dei velivoli italiani, per lo più a terra negli aeroporti di Asmara e Gura. Da questo momento gli inglesi acquisiscono la superiorità aerea sull'Africa orientale italiana. La sera del 28 gennaio il comandante inglese muove il 3° battaglione del 14° reggimento del Punjab e la 11ª brigata indiana alla conquista del Monte Cochen verso sud. Il 30 gennaio queste unità subiscono un forte contrattacco da parte di 5 battaglioni delle truppe coloniali italiane con l'appoggio dell'artiglieria da montagna. I battaglioni indiani sotto questa pressione sono costretti a retrocedere, ma si riorganizzano e contrattaccando la mattina del 31 gennaio riguadagnano il terreno perso il giorno precedente. Mentre l'attenzione del generale Lorenzini è tutta concentrata sugli eventi del Monte Cochen, Beresford Pearce lancia la 5ª Brigata indiana nell'offensiva principale sul pianoro sottostante con l'appoggio di carri armati. I corazzati si dimostrano decisivi e la sera la strada per Keren è tagliata, isolando così i difensori attestati sul monte L'Aquitat. Il sacrificio di 2 battaglioni corazzati italiani composti da carri medi e leggeri è inutile contro i più armati e corazzati carri inglesi. Col favore delle tenebre, le truppe italiane si ritirano abbastanza ordinatamente verso Keren. Il 1 febbraio 1941 i britannici entrano ad Agordat. Angelo Del Boca commenta così:
La caduta di Agordat determina anche il crollo di Barentu, dove la seconda divisione indigena del generale Bergonzi ha però validamente tenuto le posizioni per 6 giorni, spesso contrattaccando con successo le truppe del generale Hi. Le perdite in questi scontri di Agordat e Barentu sono pesanti. 1260 soldati nazionali e 14.000 ascari. In totale sono registrati più di 9.000 morti e 6.000 prigionieri, 141 automezzi, 96 cannoni, 24 carri armati e 40 aerei. A Keren, il terreno per lo più intransitabile a mezzi sia ruotati che cingolati, vanifica la superiore mobilità inglese. I britannici, nonostante abbiano il dominio dei cieli e artiglieria superiore per gittata e numero di bocche di fuoco, impiegano oltre un mese per prendere la posizione. Caduta Keren, vera porta dell'Eritrea nel marzo 1941, il destino della colonia è segnato. L'offensiva britannica nell'Africa orientale italiana si conclude ufficialmente con la caduta di Gondar il 27 novembre 1941. Ma la guerra non finisce lì. Da quella data, infatti, inizia una fase di guerriglia da parte dei circa 7.000 italiani che rifiutano di arrendersi sperando in una vittoria dell'asse in Africa settentrionale. Inoltre, molti indigeni scelgono di collaborare attivamente con i resistenti italiani. Nonostante le difficoltà logistiche poste dall'asprezza del territorio, queste unità riescono a portare i loro attacchi su un'area molto estesa, che va dal Sudan al Kenya al Mar Rosso alla regione dei laghi. La situazione preoccupa non poco gli inglesi. Per loro la cosa si complica ulteriormente all'inizio del 1942, quando la resistenza italiana riesce a far sollevare le popolazioni indigene a Zebo Galla, residenti nella regione della Galla Sidama, a dimostrazione della loro capacità di persuasione e dell'ascendente di cui ancora godono. Tra i più audaci e attivi, Francesco De Martini, Rosa Dainelli e il famoso Amedeo Guillet, il comandante diavolo, che ora usa lo pseudonimo di Ahmed Abdallah al-Redai e su cui gli inglesi mettono una taglia di addirittura 1.000 sterline. Francesco De Martini, capitano del servizio informazioni militare, dopo essere evaso da un campo di prigionia, riesce prima a far saltare con mezzi di fortuna un deposito di munizioni nei pressi di Massawa e poi organizza una flottiglia di sambuchi arabi per individuare i movimenti delle navi britanniche, che poi segnala via radio ai comandi italiani. Al termine della guerra è decorato con una medaglia d'oro al valor militare. La dottoressa Rosa Dainelli, nell'agosto del 1942, dimostrando grande coraggio e abilità, riesce a penetrare in un sorvegliatissimo deposito di munizioni ad Addis Abeba, facendolo saltare e sopravvivendo all'esplosione. Tra l'altro, gli inglesi vi conservano anche ingenti quantità di proiettili fiocchi di preda bellica che intendono usare per i loro nuovissimi mitragliatori Sten, per i quali sono ancora a corto di munizioni. Per questa singola azione gli inglesi sono costretti a rimandarne l'impiego per diversi mesi. Gli inglesi si vedono così costretti a richiamare truppe da Kenya e Sudan per intensificare la sorveglianza delle coste e proteggere le vie di comunicazione. Arrestano e deportano inoltre numerosi civili italiani che abitano nelle città costiere per timore che possano fornire informazioni di interesse militare ai giapponesi. Tutto finisce nell'autunno 1943, dopo l'armistizio voluto dal re e Badoglio. Nel 1941 Beresford Piercy viene decorato Knight Commander of the British Empire. Il generale Lorenzini, invece, dopo la battaglia di Agordat, si ritira con i resti delle sue truppe a Keren, dove si svolge la decisiva lotta per il possesso dell'Eritrea e dove cade ucciso
da una scheggia di granata. Infine, Amedeo Gouillet, dopo la guerra, inizia una carriera diplomatica che prosegue per quasi 30 anni e che lo vede divenire ambasciatore d'Italia in vari paesi. Si batte per promuovere il dialogo fra cristiani, musulmani ed ebrei. Nel 1975 va in pensione e si reca a vivere in Irlanda. Se in Italia nessuno sapeva della sua storia, in Irlanda viene accolto con grande entusiasmo e ritrova anche i suoi vecchi nemici ammiratori. Nel novembre del 2000 il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, gli conferisce la massima onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Muore a Roma il 16 giugno 2010 all'età di 101 anni.